Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata. Allora, oggi siamo qui per girare il video dedicato ai film più belli che ho visto quest'anno. Difatti, giovedì è uscita la classifica di fine anno relativa alle serie TV, quelle 5 serie TV più belle che appunto ho visto nel 2020, di cui metto su il link. E oggi assolutamente non poteva mancare quella dedicata ai film. Quindi io direi di far partire la sigla e di vederci subito dopo con i 3 più bei film che ho visto quest'anno. Eccoci qui e iniziamo subitissimo con il terzo posto. Al terzo posto troviamo una produzione Netflix diretta da Antonio Ocampos. Sto parlando delle Strade del Male, di cui metto l'immagine qui al lato. Allora, questo film è un film veramente amatissimo. Ha come protagonisti due attori che a me piacciono tantissimo, che sono Tom Holland, che ha la prima interpretazione pienamente drammatica e devo dirvi anche molto riuscita. Mentre come contraltare troviamo Robert Pattinson. Sicuramente Robert Pattinson è uno dei migliori attori della sua generazione e lo sta dimostrando in ogni film che sta facendo recentemente. Sicuramente è un attore che paga ancora lo scotto di essere stato Edward di Twilight, ma bisogna andare avanti nella vita e lui l'ha fatto decisamente in maniera egregia. Allora, parliamo innanzitutto delle Strade del Male. Le Strade del Male abbraccia un periodo di tempo molto lungo, circa un ventennio. Siamo appunto nel 1945, Willard, che è interpretato da Bill Skarsgård, è un soldato che però rimane molto molto traumatizzato da quanto visto. Questo è un trauma che si porta dietro e che in qualche modo inevitabilmente ricade su suo figlio. Suo figlio è interpretato appunto da Holland, che è Arvin. Arvin cresce in questa famiglia dove sostanzialmente sembra andare tutto per la perfezione, anche se incombe una sorta di maledizione perché sua nonna, quando appunto Willard era ancora in guerra, aveva giurato che se fosse sopravvissuto l'avrebbe fatto sposare con una data donna. Ma Willard, ritornato dalla guerra, decide di fare di testa sua e di sposare appunto la madre di Arvin. Quindi assolutamente comincia ad esserci molta questa presenza di un destino ineluttabile che appunto riguarda tutti i personaggi che vedremo poi più avanti. E arriverà poi il momento invece in cui Willard diventerà sempre più ossessionato dall'idea di salvezza, dall'idea di religiosità e in qualche modo insegnerà a Arvin che a qualsiasi brutta cosa si può rispondere soltanto in un modo, pregando Dio e agendo di conseguenza con la violenza. A questo quadretto si mischiano altre due storie, che sono quella di Lenora, che sarà adottata poi dalla nonna di Arvin, che la crescerà insieme a Arvin quando Arvin rimarrà orfano. E Lenora è anche lei vittima della religiosità. E quindi sostanzialmente questa seconda storia poi si intreccia con una coppia che attira persone che fanno autostop per costringere a fare sesso e poi riprenderli mentre queste cose succedono. E quindi queste tre storie si intrecciano negli anni e verranno poi a galla nel proseguo degli anni. Quindi quando troviamo poi Tom Holland versione normale, ossia da ragazzo, troviamo che Arvin e Leonora sono cresciuti insieme e sono molto 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 legati. Ma cosa succede? Questo equilibrio verrà interrotto quando arriverà un nuovo predicatore, che è interpretata da Robert Pattinson. Robert Pattinson dimostra fin da subito un interesse molto forte per Lenora e però sostanzialmente la devia dalla propria strada. Questa deviazione dalla propria strada sarà fatale per Lenora, ma anche e soprattutto per Arvin, perché scatenerà la sua indole violenta. Sostanzialmente questo film si costruisce attraverso il concetto di martiri che devono affrontare un destino ineluttabile, come se quella maledizione fosse parte del sangue. È un film molto molto amaro che tu guardi sapendo che le cose non andranno bene. È un film che mi è piaciuto tantissimo per come è costruito. Ocampos è stato molto molto bravo, benché venisse da pochissima esperienza e non certo drammatica a questo livello. E gli attori sono stati veramente eccezionali. Secondo me è una delle migliori produzioni di Netflix per quanto riguarda il reparto film, che devo dire che negli ultimi tempi sta cominciando a salire di livello grazie appunto a degli investimenti sicuramente maggiori anche in termini di sceneggiatura, scrittura e di star.
È un film molto bello, di cui il disclaimer è certe persone nascono soltanto per essere seppelliti, e questo penso che riassuma egregiamente l'andazzo del film e che vi dia il massimo degli indizi in materia. Allora, passiamo al secondo posto, e in questo caso ritroviamo Robert Pattinson con una produzione che non è del 2020 ma del 2019, però dovrebbe essere arrivato in Italia appunto sempre nel 2020 attraverso la piattaforma di streaming. Sto parlando di The Lighthouse, un film pazzesco, questa è veramente una roba impressionante. Innanzitutto parliamo di un film in bianco e nero che ha come protagonisti Robert Pattinson e William Dafoe. Non c'è nessun altro, i personaggi sono soltanto loro due e si svolge tutto all'interno di un isolotto. Cosa succede? Thomas Howard, che è interpretato appunto da Robert Pattinson, arriva su questo isolotto al largo del New England per 4 settimane, 4 settimane in cui dovrà fare da assistente a William Dafoe, che interpreta Thomas Wake. Quindi i due sostanzialmente devono condividere casa per questo poco tempo, e però le cose non iniziano alla grandissima perché William Dafoe in un certo senso lo schiavizza, gli fa fare tutti i peggiori lavori possibili e soprattutto gli impedisce di andare a visitare il faro. Il film è veramente pazzesco perché i due hanno dato una prova attoriale di un livello veramente superbo, se ne vedono pochissime interpretazioni del genere, e il bianco e nero è sicuramente una scelta molto 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 adatta perché siamo sulla fine dell'Ottocento, quindi c'è una sorta di richiamo a quello che erano i film girati in bianco e nero. È veramente recitato bene, come dicevo, anche la sceneggiatura merita tantissimo, e i due sostanzialmente sviluppano un rapporto molto 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 strano, quasi morboso, e man mano però che passa il tempo precipiteranno sempre di più nell'alcol, e al realismo sospinto che c'è nella scenografia si contrapporrà un delirio sempre più di livello altissimo fra i due, e l'aspetto onirico diventerà veramente essenziale. Sicuramente c'è un richiamo al mito di Prometeo, perché Robert Pattinson poi cercherà di scoprire cosa nasconde questo faro. Qual è il motivo per cui non si può andare? Ma secondo me, fra le interpretazioni che sono state date, sicuramente dovrebbe essere più o meno questa quella più giusta, è che questo faro sia una sorta di purgatorio in cui Robert Pattinson deve espiare le sue colpe. E è un film veramente che mischia il realismo con l'onirico, con i miti, con le leggende, ci sono per esempio anche le sirene, ed è tutto costruito in maniera molto iperrealistica, e la cosa però eccezionale, che secondo me merita veramente a livello di occasione di visione, è assolutamente la prova attoriale di entrambi. Una roba veramente, io non so cos'altro dire, perché sicuramente è la migliore interpretazione che ho visto quest'anno a livello di film. Al primo posto troviamo uno dei film che ho visto quest'anno al cinema, che purtroppo sono stati pochissimi e sono stati soltanto due, perché appunto con la pandemia non si è potuto andare al cinema, e questa cosa a me dispiace tantissimo perché frequento tantissimo il cinema, e per me ecco, questo, il fatto che i cinema siano chiusi è una mancanza veramente molto molto grave. Difatti, essere andato al cinema soltanto 2 volte quest'anno per me è veramente una cosa imbarazzante. E sono andata in estate, quando hanno riaperto, a vedere Tenet, che sarebbe stato anche uno dei film che poteva rientrare nei migliori che ho visto quest'anno, ma assolutamente non è dai primi tre. E l'altro film che ho visto è quello che è al primo posto, ossia Jojo Rabbit di Taika Waititi. Vi metto l'immagine qui al lato. Allora, cosa dire di Jojo Rabbit? A me è un film che mi ha veramente aperto il cuore, probabilmente è il film che più mi ha emozionato, sia a livello di drama, ma anche e soprattutto per la storia che racconta e per come lo racconta. Allora, siamo in Germania, sta per finire il regime nazista, ma appunto ci sono gli ultimi strascichi. Il protagonista di questo film è Giorgio. Giorgio è un ragazzino di 10 anni che sostanzialmente è imbevuto totalmente di propaganda nazista, e arriva al campo, una sorta di campo di reclutamento della gioventù italiana, e sostanzialmente comincia a vedere Hitler, una versione onirica di Hitler che è interpretata dallo stesso Taika, che in realtà è anche ebreo, quindi una sorta di ridicolizzazione della figura di Hitler, che acquista ancora più senso appunto essendo da lui interpretata.
E ci sono vari giochi da fare in questo campo della gioventù italiana e a un certo momento viene chiesto a Giorgio di uccidere un coniglio. Un coniglio che però lui non riuscirà ad uccidere perché quanto si è imbevuto di propaganda sente che ancora non è pronto a fare un passo del genere e sostanzialmente verrà rinominato, appunto come dice il film, come un coniglio e verrà chiamato Giorgio Rabbit. Questo è un punto di inizio che però ci dà un quadro molto divertente del film, perché l'intento principale è appunto quello sì di fornire un film che faccia anche ridere parlando di tematiche così brutte, ma più che far ridere l'intento è totalmente quello di ridicolizzare il regime, perché solitamente i film di questo genere hanno un tono molto 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 cupo, mentre qui l'intento di Taika è stato proprio quello di sconvolgere il canone rispetto a questi film e di creare qualcosa di completamente diverso che tende a ridicolizzare i nazisti, come è giusto che sia. Cosa succede poi? Sostanzialmente poi Giorgio si ritira a casa, dove vive con la madre perché è rimasto orfano di padre. Una madre che però si capisce fin da subito non essere così propensa alla propaganda nazista e che vedrà il massimo espletamento di questa cosa nel fatto che Giorgio scoprirà che sua madre Rosie, interpretata da una Scarlett Johansson, che devo dirvi eccezionale, secondo me una delle migliori interpretazioni della Johansson, veramente tantissimo. E Rosie nasconde una ragazzina ebrea nella mansarda. Quindi l'incontro avverrà fra Giorgio e questa ragazzina e cambierà per sempre quello che ha sempre pensato, cambierà il suo modo di vedere le cose e gli darà modo di scoprire cosa c'è oltre la propaganda. E l'incontro tra questi due bambini sarà essenziale e sarà il vero core business del film. È un film che gioca sicuramente tantissimo con tutto il canone rispetto alle narrazioni del genere. È un film che fa della propria essenza il tentare di mischiare più registri stilistici insieme. Quindi sicuramente c'è la parte molto molto drammatica, c'è sicuramente anche quella divertente, sì, è un film dove si ride tanto, ma è un film dove si ride tanto per riflettere, perché è una sorta di, come dicevo prima, di ridicolizzazione del regime nazista, della propaganda del regime nazista e assolutamente a me è piaciuto tantissimo. È un film che ti entra nel cuore, ecco, questa è proprio una roba che senti dentro, è un film che io ho amato veramente in maniera indecente al cinema, ho pianto tantissimo, si ride tantissimo, come vi dicevo, il bambino che lo interpreta è veramente bravo, soprattutto adoro follemente York, che è il suo migliore amico. Se avete visto il film capirete subito come non si possa non amare quel bimbo. Ed è recitato molto bene, girato molto bene e soprattutto è molto divertente vedere Giorgio che ha come amico immaginario questo Hitler interpretato da Taika. E però ecco, appunto, come dicevo, è una ridicolizzazione del personaggio di Hitler, che però è molto funzionale al racconto che se ne vuole fare, soprattutto perché stiamo parlando del punto di vista di un bambino. E quindi assolutamente si è preso di tutto cuore il primo posto, non l'ha mai lasciato quest'anno perché l'ho visto a gennaio al cinema quando è uscito, e ero assolutamente sicura che più di Giorgio non ci sarebbe stato nient'altro. Allora, per quanto riguarda oggi abbiamo finito qui. Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Fatemi sapere qual è stato il film più bello che avete visto quest'anno, quali sono quelli che avete preferito e intanto io vi do un grosso bacio e ci vediamo appunto giovedì prossimo. Ciao ciao!